Sono un po' scossa perché io generalmente prendo quel treno lì per arrivare un po' prima. Ho avuto paura perché un impatto così magari a me non succedeva niente, ma alla mia bambina in pancia magari poteva succedere peggio. Gravi incidenti alle porte di Milano, il treno carico di pendolari è deragliato, ci sono morti e diversi feriti. Pesanti le ripercussioni sulla linea, i primi testimoni parlano di una strage e intanto sale la pressione per il bilancio delle vittime. Dovevo prenderlo stamattina perché c'è l'appello di un esame all'università, ero d'accordo con il professore di andarci. Io generalmente prendo quel treno lì per arrivare un po' prima. E sinceramente non l'ho preso perché la notte il mio compagno stava male, aveva la febbre, quindi io pensavo di prendere quello dopo, anche perché sono un po' appesantita, sono incinta, quasi a termine. Poi mi ha chiamato un mio amico perché sapeva che dovevo prendere quel treno. Ha visto su Sky subito che era deragliato. Poi io generalmente lo prendo e sto sempre nella prima o nella seconda carrozza perché oltre che non è mai ben scaldato, trovi una carrozza sì, una carrozza no, però spesso parte da Cremona semivuoto, tendi a stare ovviamente vicino dove c'è il controllore, quindi sono un po' scosso e ho avuto paura perché un impatto così magari a me non succedeva niente, ma alla mia bambina in pancia magari poteva succedere peggio.